Bene, buonasera, iniziamo questo nostro incontro, dialogo, conversazione con Luciano Canfora. Ciao Luciano. Evviva, eccoci. Buonasera, come stai? Ottimamente, come d'habitude, direi. Comunque, più che mai. Ti vedo addossato al tuo ambiente ideale, c'è una biblioteca, una libreria. Sì, è una piccola libreria con oggetti di vario tipo, di vario formato. Vabbè, si lavora. Vedo dietro da una parte c'è un pupazzino. È una ex bambola dei tempi in cui i miei figli erano piccoli. Ne hanno prodotti altri e quell'oggetto è rimasto lì. Quindi, ho capito. Il segno della continuità. Bene. Senti, ma in questo periodo che stai facendo? Tu sei un giramondo, però anche poi, come dire, credo che hai molto il piacere di startene anche tra i libri, appunto, a studiare. Cioè, che fai in questi giorni di pandemia? Se non sembrasse antipatico dirlo, è il momento ideale, da 2 mesi a questa parte, perché finalmente posso scrivere e lavorare con continuità, cosa che viaggiando non si riesce a fare. Poi mi sono reso conto che quello che scrivevo alternando viaggi e scrittura evidentemente era pessimo. Ora forse finalmente scrivo qualcosa di decoroso, perché questa continuità consente un'autocritica costante, correggere errori, eccetera. L'argomento che mi attrae e cui mi sto dedicando non è molto popolare, diciamo così. Si tratta dell'aggressione romana contro Gerusalemme. Ah, cioè? L'anno 63, la prima volta che i romani entrano, devastano, saccheggiano il Tempio, fanno migliaia di morti, deportano prigionieri, e infrangono una politica di collaborazione con lo Stato ebraico che durava da un secolo, esattamente da un secolo. L'artefice è un personaggio importante, no? Pompeo, sul quale si affisa l'odio poi degli ebrei finché non lo vedono morto. Insomma, è una storia abbastanza dura, ricca di fonti che si contraddicono, dentro c'è una serie di elementi anche di storia religiosa, no? La storia di questo tempio fondato da Salomone, un tempio che in quel momento ha oltre 900 anni di vita. Salomone a sua volta aveva 700 mogli, quindi come vedi le cifre sono tutte alte. Ma perché hai deciso di occuparti di questo tema? Dico, che mi sembra oggettivamente molto interessante. Ma perché adesso? Come Gerusalemme è un tema che ritorna, no? Anche tu hai pubblicato un libro alcuni anni fa con questo titolo, sì. Ma riguarda un periodo molto più ampio, eccetera. No, la partenza fu invece una lezioncina che ho fatto il 10 febbraio a Roma al seminario, al dottorato di studi ebraici presso la comunità ebraica. E mi ero preparato, pensavo di essermi preparato e non potevo valutare l'ignoranza nella quale invece mi trovavo. Poi, studiando e approfondendo, mi sono reso conto che è un tema non solo di un certo rilievo, ma che richiede un'analisi molto più dettagliata e intrecciata, quasi un giallo filologico, potremmo chiamarlo, perché abbiamo a che fare con una fonte fondamentale. Cioè Giuseppe Flavio, no? Il grande storico, che noi lo leggiamo in greco, ma lui aveva scritto in aramaico, il quale è passato dalla parte dei romani, quindi è un pentito, potremmo dire anche un traditore, come Vidal Naquet lo chiama nel famosissimo libro Del buon uso del tradimento. Insomma, è una storia che riguarda meccanismi, comportamenti che si ripetono, che ritornano nel tempo, ecco, passare dalla parte del vincitore convintamente, non solo per opportunismo soggettivo, e al tempo stesso fare i conti con la propria tradizione, con i propri correligionari, compagni di lotta, col proprio paese, diventare odiato da loro e non amato dai romani. Insomma, è una vicenda in cui anche l'aspetto psicologico conta parecchio. Ma quello che dici mi fa venire in mente una cosa. Quando iniziai a lavorare negli anni Ottanta, mi capitò di andare a trovare un grande storico, non un autore della casa, non faccio il nome perché poi diciamo
l'episodio, almeno dal mio punto di vista, non è meraviglioso, ma insomma andai a pranzo molto tremante, insomma, emozionato perché avevo appena iniziato, e questo disse: guardi, dottor Laterza, la fermo subito, io ho un piacere incontrarla, come sa sono autore di un altro editore, io non ho mai lavorato su commessa degli editori. Allora io rimasi molto colpito da questo e capitò che qualche poco tempo dopo a Parigi presentammo La storia delle donne, e c'era Georges Duby e Michel Perrault, i due direttori, e alla conferenza di presentazione Duby disse: a parte la tesi non ho mai fatto nessun libro se non su commessa di un editore. Disse: sono grato agli editori Laterza che ci hanno sollecitato a fare La storia delle donne, d'altra parte nella mia vita c'è. No, perché dico questo? Perché naturalmente a me piaceva più Duby che il signore, ma sì, questa è una mia prospettiva molto soggettiva, perché quello che tu hai detto mi porta a farti una domanda che non era nella mia intenzione iniziale, ma tu hai detto: mi è stato chiesto di fare una lezione, mi sono accorto che quello era un argomento interessante su cui potevo capire di più, studiare di più, eccetera, l'ho fatto. Ecco, nei tanti libri che tu hai fatto, le motivazioni di partenza immagino siano state diverse, appunto, anche queste, cioè di avere un incentivo, un'occasione, una richiesta, sì, io di un editore, cioè come ha funzionato per te? Possiamo citare qualche esempio? Uno riguarda Cesare, no? Tuo padre lesse un articoletto, l'ho pubblicato nel Corriere, un po' malizioso l'articolo, perché era il tempo in cui furoreggiava il libro nero del comunismo che Berlusconi regalava ai quattro angoli delle strade, eccetera, e mi piacque cominciare quell'articolo con la frase: il libro nero della conquista gallica l'ha scritto Plinio il Vecchio, perché Plinio il Vecchio nel settimo libro della storia naturale fa l'elenco dei massacri cesariani, dicendo: Cesare è una canaglia e Pompeo è un uomo umanissimo, cosa non vera, ma comunque Plinio aveva un debole. Allora, perché feci questo? Perché il Corriere avrebbe vietato qualunque articolo che affrontasse la questione dei libri neri. Tuo padre si invaghì di questo pezzo cesariano e disse: mi ordinò, devi scrivere un libro su Giulio Cesare. Io stavo facendo tutt'altro, in realtà stavo inseguendo una storia complicata che non ho mai finito di scrivere, riguardante un nobile francese abbastanza curioso, navigatore tra Ancien Régime, rivoluzione, Napoleone, restaurazione, un grande girella potremmo dire, però anche un grande erudito. Abbandonai questo e scrissi Cesare. Questo per dire commissione perentoria, no? Poi tuo padre aveva un'autorità, un dislivello di età, per cui uno era alla fine indotto ad assecondarlo con piacere. Altrimenti invece mi è capitato di partire da problemi testuali, cioè un testo che non mi è chiaro diventa il punto di partenza per una ricostruzione storica, per dire le famose letterine di Grieco a Gramsci in carcere, anche quelle diventarono un libro della tua casa editrice, ma il punto di partenza era la curiosità di quel testo. Un altro è la lettera prefatoria del patriarca Fozio, di cui non si capisce benissimo cosa voglia, e di lì, scavando, tu capisci che è una lettera fittizia che nasconde invece un grande disegno culturale, quello di salvare la lettura da lui organizzata dei libri profani. Siamo nel IX secolo d.C., a Bisanzio, quindi la Chiesa domina e contrasta la cultura laica. Ecco, quindi i testi come punto di partenza. Questo è molto interessante, devo dire, la mia esperienza con te, ma appunto anche con mio padre prima, con cui tu hai lavorato a lungo, è ogni autore poi è diverso. Nel tuo caso tu sei molto attento, molto sensibile, appunto, come hai detto, alle proposte degli editori, dopodiché l'editore deve sapere che tu raccogli queste riflessioni e poi arriva un momento in cui dici: ho fatto questo, che magari non c'entra niente, però... No, però spesso invece sì, nel senso che, come dire, c'è un'interazione. Tu hai citato mio padre e mi fa molto piacere, perché lo dico perché molti di quelli che ci ascoltano sanno chi sei, però come ci siamo detti ieri conversando, bisogna sempre, come insegnava Tullio De Mauro, pensare anche a una persona che magari... Luciano Canfora è, come dire, un autore molto prolifico, e una delle cose di cui io sono più felice
e che diciamo i primi passi di Luciano, non solo per la sua il fatto che Luciano è barese come la casa editrice, sono stati fatti anche appunto con la casa editrice. C'è una storia di famiglia, in realtà comincia ben anche prima di Luciano, diciamo, di un rapporto tra famiglia Canfora e la casa editrice. Ma con Luciano tu mi raccontavi l'altro giorno, io sono andato a riprendere nel nostro archivio il nostro volume fatto sui 100 anni della casa editrice, che nel 72, nel luglio del 72, quindi tu eri trentenne, facessi una proposta a mio padre. Come avvenne la cosa? Perché devo dire, nella forma più elementare e naif, in certo senso, perché avevo elaborato un dattiloscritto irto di riferimenti eruditi, lo portai sotto braccio, mi presentai da lui in via Dante e gli dissi: ho scritto questo libro, potrebbe interessarti. Invece lui, anziché dire quella è la porta, si accomodi, mi disse: fammelo leggere. E quindi dopo un po' mi rispose: lo pubblico. E io ne fui lietissimo, ben inteso. Il libro uscì in autunno, insomma 2 o 3 mesi dopo. E poi ho saputo a distanza di tempo che egli aveva anche chiesto un parere, non per farsi condizionare, ma come giusto faccio un editore, a un grandissimo storico al quale noi guardiamo sempre con ammirazione, cioè Arnaldo Mumigliano, storico non soltanto del mondo antico, ma del mondo ebraico, del mondo moderno, della storiografia, insomma un gigante potremmo dire del Novecento, il quale però ebbe, come sempre tipico suo, una battuta: disse, l'autore o è un pazzo o è un genio. Un giudizio abbastanza sconcertante. Sì. Che non... Beh, le due cose qualche volta possono anche andare insieme. Insieme. Non sconcertò per nulla tuo padre, il quale poi procedette verso la pubblicazione, e di lì cominciò un nostro rapporto abbastanza intenso. Diciamo che ho calcolato ieri, non so se ho fatto un a spanne, tu hai fatto 30 libri con la casa editrice, almeno altrettanti con altri editori, perché poi hai frequentato editori molto prestigiosi come Sellerio, Einaudi e altri, piccoli e grandi, Mulino, voglio dire, e devo dire che, pensando a un modo per raccontare i tuoi interessi, le tue curiosità, credo che il modo migliore è proprio dire alcuni dei temi di cui ti sei occupato, perché si va dalla democrazia antica e contemporanea al marxismo, da Tucidide appunto a Giulio Cesare, a Gramsci e Concetto Marchesi. L'ultimo libro che hai fatto con noi è relativo a questo grande e sfaccettato personaggio. Ti sei occupato di letteratura, ma anche di teatro. Ti sei occupato di storiografia, ma anche di retorica del potere. Hai attraversato le tante oligarchie che hanno governato in circostanze diverse tanti paesi. Ti sei occupato molto di libri. E per ultimo, poi potrei continuare, credo ti fa piacere che io dica, ti sei occupato molto di scuola, di educazione, di formazione. Non è un caso che prima ho citato Tullio De Mauro, perché una delle cose che mi ha sempre colpito del tuo impegno è che magari tra i tanti impegni qualcuno non riesce a svolgere, qualche volta devi dire di no ai tanti che ti invitano, ma quasi sempre dici sì alle scuole, se non sbaglio. Esatto, sì, sì, è vero, ma mi sono persuaso che è giusto affrontare direttamente il pregiudizio della decadenza, no? Il pregiudizio della decadenza campeggia in tutte le epoche, basta metterle in fila e si deduce che non esiste decadenza o che tutto lo è, e quindi è come se non ci fosse. Uno dei bersagli della decadenza è gli studenti ignoranti e sbuccioni, oppure fannulloni. Ora, ce n'è stati siffatti in tutte le epoche, devo dire che il contatto diretto però porta a capire che c'è tantissima intelligenza, curiosità e anche preparazione imprevedibile, no? Mi sono trovato a Firenze, a Roma, in vari licei, al Visconti di Roma, c'è uno studente che credo ormai si sia congedato, sarà all'università, il quale leggeva appassionatamente Ermete Trismegisto. Ora, Ermete è un autore difficilissimo, fra l'altro, che piaceva molto a Tullio Gregori, ma quando diciamo Tullio Gregori, diciamo un conoscitore supremo della filosofia antica e medievale. Ebbene, è un'altra persona molto vicina a mio padre e alla casa editrice, come ben sai.
lo so, e ora con lui ho continuato a corrispondere, lui mi manda ogni tanto dei suoi scritti, anche strampalati, il che non è strano, se uno ama Hermete Trismegisto, indubbiamente ha un temperamento estroso. Ecco. Allora, questo è un esempio concreto, anche molto limitato, di quanto sia falso il pregiudizio sulla decadenza. Gli insegnanti rincorrono, perché sono oberati da tanta inutile burocrazia, alle spalle ormai hanno anche anni di sofferenza nel curriculum, no? Queste invenzioni recenti, pedagogistiche, per diventare professori devono fare dei tirocini assurdi a base di pedagogia, cose, devo dire, insopportabili. Superano anche questo e finalmente approdano in una classe per mettersi al lavoro e al cimento. Anche loro sono sofferenti e talvolta insofferenti. Ma di tutto questo si può parlare andandoci vicino, vedendolo in corpore vili, non attraverso le pagine generiche di un quotidiano. Ma questo che tu dici è fondamentale, come tu ben sai, perché hai fatto anche con noi delle opere per la scuola, la Terza è anche un editore scolastico, ma al di là di questo il tema della scuola è sempre stato fortissimo. Alessandro La Terza, mio cugino, che è l'amministratore delegato e il responsabile scolastico, con cui tu hai un rapporto anche molto forte, si occupa molto di questo. Il tema qui, poi passiamo al tema del cosmopolitismo, perché avevamo deciso di parlare, ma con te è difficile parlare di un tema, perché poi ne vengono fuori. Il tema è questo, ed è un tema di nuovo di De Mauro. La scuola italiana, la scuola pubblica, nonostante tutto, fa moltissimo, come tu hai detto. Ecco, perché la classe dirigente italiana, con poche eccezioni, De Mauro citava ogni tanto qualche parentesi, perché la classe dirigente italiana ha investito così poco nella scuola? Non solo risorse, perché non è solo una questione di soldi, che alla fine negli ultimi anni forse sono un pochino cresciuti, ma dal punto di vista proprio dell'interesse, del progetto. Perché? Ma non so a quale periodo tu ti voglia riferire, perché a rigore è un tema che meriterebbe un po' di approfondimento. Nell'Italia post-unitaria la scuola fu al vertice degli interessi della nuova classe dirigente dell'Italia riunificata, liberale, che guardava a modelli importanti. Il migliore era la Germania, che aveva creato il ginnasio umanistico dei fratelli Humboldt, e gli italiani coniarono, modellarono il liceo su quel modello lì. E quando la Germania inventò il liceo scientifico, lo chiamavano liceo inglese, anzi ginnasio inglese, in Italia con la riforma Gentile nacque il liceo scientifico, degnissimo fratello del liceo classico. E ministri come Coppino o Benedetto Croce o Giovanni Gentile erano dei colossi, per cui... No, io mi riferivo al periodo più recente. Il periodo recente ha avuto due fasi, quella subito dopo la liberazione, saltiamo il fascismo, che pure meriterebbe un discorso a parte, perché certamente Bottai non fu un ministro irrilevante, De Vecchi era stato mediocre ministro, ma Bottai, se vogliamo, è colui che ha inventato la scuola media unica, questo non va dimenticato, che poi l'Italia repubblicana ha recuperato più o meno quando fu Moro ministro dell'istruzione, quindi un altro ministro di spicco, di preparazione profonda, non un improvvisatore raccattato nelle segreterie di partito. E poi ancora potremmo dire Medici era un insigne studioso col quale Concetto Marchesi ha avuto ottimi rapporti, stando i due su due sponde contrapposte politicamente, no? Ci fu una riforma della scuola e dell'università abbozzata dai due, che creò un problema ad entrambi i partiti da cui essi provenivano. Quindi io credo che il declino sia recente ed è dovuto alla decadenza complessiva del ceto politico italiano. Questo non va dimenticato. La scuola diventa la Cenerentola non tanto e non solo nel bilancio, siamo quelli che diamo meno quattrini alla scuola degli altri paesi europei, ma alla fine per la scuola mettiamo delle persone di terza fila perché lottizzate nell'equilibrio della formazione dei governi o dei sottosegretari e compagnia. Mi ricordo De Mauro è stato ministro brevemente, si immolò, proprio, si lanciò nel lavoro in maniera addirittura giovanile ed era molto avanti negli anni.
ma fu un'eccezione. Il tempo a noi più vicino vede, e non voglio fare dei nomi devastanti, no? Gelmini che ha cacciato la geografia dall'insegnamento, non si è capito perché, ha un conto con la geografia, e altri, questa nuovissima signora Sicula cambia parere così ogni 24 ore, dando indicazioni contraddittorie, non mi piace per nulla, e devo dire nessuno, né i governi che si sono succeduti da ultimo, si pone il problema di selezionare un ministro dell'istruzione che sia davvero un competente di cose scolastiche universitarie. Ecco, ma questo che tu dici rinvia a un tema più generale, secondo me, cioè se noi discutessimo della scuola con un centesimo della passione con cui discutiamo del MES, no? In quest'ultimo mese si è discusso del MES, che per carità sarà una cosa fondamentale. Ecco, ma non trovo, gli economisti, voglio dire, tutte le evidenze dicono che la scuola è il lievito dello sviluppo economico, no? Cioè i paesi che investono nella scuola, qual è il problema? Che, come diceva De Mauro, bisogna essere un pochino, non dico lungimiranti, ma non ciecati, non so, no? Cioè avere una vista, non proprio a sei mesi, ecco, o no? No, ma bisogna fare i calcoli a una distanza un pochino superiore. Lontana. Cosa dire? Uno è sospinto verso delle congetture. Per esempio, si può temere che coloro i quali guidano i partiti abbiano alle spalle un'esperienza scolastica talmente scadente o addirittura incompiuta da essersi convinti che si tratta di un settore inutile e parassitario. E lo temo, perché poi se li passassimo in rassegna tutti quanti nelle loro rispettive carriere scolastiche potremmo rabbrividire. Questo sarà un compito che affideremo a qualche cronista di raccontare, diciamo, il curriculum. Però torniamo a noi. Intanto, già in queste cose che ci hai detto, anche nel modo in cui hai analizzato il passato, si vede una tua caratteristica che secondo me è veramente, come dire, fondamentale in chi pensa, cioè tu rispondi molto bene a una definizione che ho ritrovato l'altro giorno di intellettuale che dava Ralph Dahrendorf, che è un altro grande autore della casa editrice, e diceva: gli intellettuali sono portati, lui diceva, sono i giullari del tempo moderno, cioè sono quelli che spiazzano, perché sono portati a sfidare il senso comune, a mettere in prospettiva critica ogni forma di autorità, ponendosi questioni e domande che altri non si fidano di sollevare. E a me pare che questa sia una buona definizione del tuo approccio, e credo che questo è il motivo per cui in questo momento ci stanno seguendo, mi danno i numeri, centinaia di persone, ci sono dei commenti entusiastici, e tu sei un caso di uno che non ha proprio, non è che promuove i suoi seguiti online, non mi sembra. Non saprei. Ecco, però voglio dire, questo secondo me è un segno positivo, vuol dire che c'è un'attenzione nel confronto di quello che fai, e ho citato i tuoi libri, una cosa molto interessante, non affatto scontata, i tuoi libri sono, la gran parte dei tuoi libri sono tradotti anche nelle principali lingue del mondo da editori molto prestigiosi, quindi questo è anche interessante perché c'è una possibile lingua comune, che ci porta al tema cosmopolitismo, nel senso che tu potresti essere un pezzo di un pensiero cosmopolita. Ti vorrei pregare, perché abbiamo scelto cosmopolitismo? Banalmente per avere un punto di partenza, perché in una cosa che abbiamo fatto insieme a Napoli, al Festival di Lezioni di Storia, a fine febbraio tu hai fatto una lezione su questo tema, ne avevamo parlato perché il tema generale è a noi e loro, e alla fine tu mi hai detto: guarda, io su questo tema vorrei lavorare, su questa parola, su questa idea, e hai cominciato definendolo, dicendo: anzi, ci sono due possibilità, ci vuoi rapidamente restituire che cos'è nella tua accezione il cosmopolitismo, come possiamo descriverlo? Credo di poterlo fare partendo dal perché io abbia scelto quell'argomento. Sì, certo. E perché mi è parso quell'argomento pertinente al quadro da te tracciato, noi e loro. Noi e loro era molto pungente sul piano politico, anche se elegante nella formulazione, perché noi e loro vuol dire che la società contemporanea, non soltanto in Europa ma anche
nel resto del mondo è attraversata da contrapposizioni sempre più feroci ed escludenti, alcuni a vantaggio di altri, come alimento, per così dire, di un atteggiamento che viene ormai definito fra il razzista, sovranista, sono vari populista, ma particolarmente connesso questo populismo ad un atteggiamento di chiusura totale verso il resto del mondo. Insomma, in questo clima noi e loro era una formula particolarmente felice che indicava una malattia dalla quale guardarsi. Qual è l'antidoto a un atteggiamento di questo genere? Ricordarsi un tema, se vogliamo, antichissimo, l'unità del genere umano, che è un tema filosofico, non soltanto scientifico, che mi è parso giusto raccogliere sin dai suoi esordi, cioè quando comincia a formularsi una idea, una concezione di quel genere, all'interno del pensiero filosofico e scientifico del mondo antico e poi via via le vicissitudini che ha avuto questa formulazione così larga, l'unità del genere umano, nel corso dei secoli. Misi anche in guardia, ma così non per fare il pedagogo, ma semplicemente per chiarezza lessicale, che il termine viene usato anche in un altro significato, in un'altra accezione, e cioè l'elite straricca del mondo è a casa sua dovunque nel pianeta, perché il benessere, gli alberghi molto lussuosi, la disponibilità di denaro, la possibilità di intendersi immediatamente, ne fanno un ceto cosmopolitico super privilegiato. Allora chiarii allora e ribadisco ora che il cosmopolitismo di cui parlo e di cui sono assertore e sostenitore è l'esatto opposto. Cioè il fatto che a partire dalla visione del vecchio sofista Antifonte non c'è distinzione fra, tra gli esseri umani e che essi, come disse un pensatore minore di corrente epicurea, hanno come casa, gli esseri umani, il pianeta, l'intera Terra. Non ci sono confini se non fittizi. Questo è un punto difficile da praticare nel tempo nostro, che è un tempo di divisioni feroci. Basta vedere la nostra povera Unione Europea come si sta frantumando in conflitti pesantissimi, però è un punto secondo me irrinunciabile in mettere in fila una serie di considerazioni filosofiche attingendo al passato da Seneca in avanti. Può essere anche mal visto, può essere considerato una forma così professoria, però se noi argomentiamo storicamente, vediamo perché in alcune epoche questo pensiero si è affacciato con forza, in altre invece è stato respinto, facciamo un esercizio utile. In una delle precedenti conversazioni, persona che ben conosci, che è Andrea Giardina, ha detto siamo in presenza di un virus cosmopolita, nel senso che sembrerebbe un virus che, diciamo, colpisce ugualmente in tutto il mondo e che ci restituisce una dimensione appunto di naturalità, in questo caso patologia naturale comune. Il tema del cosmopolitismo tu l'hai trattato in quella lezione anche relativamente al fatto che diciamo questa natura comune rimuove o dovrebbe rimuovere, questa constatazione di natura comune dovrebbe rimuovere le barriere, le distinzioni sociali, di classe, appunto, oltre che culturali e razziali. È così? Cioè i cosmopoliti dell'antichità come quelle del presente sono come questo dire, vanno in... Questo auspicano. E la cosa un po' dolorosa è constatare che formazioni politiche che facciano di tale presupposto o di tale obiettivo una bandiera non ce ne sono più. Questo è un punto dolente. Potremmo dire che l'internazionalismo, ovvero che è nato a metà dell'Ottocento attraverso organizzazioni, errori, battaglie, sconfitte, successi, è definitivamente scomparso. Quindi la frase, io non posso non ricordarla, con cui si conclude molto ad effetto il manifesto di Marx, proletari di tutto il mondo, unitevi, è
Oggi ci fa sorridere perché sono proprio i proletari di tutto il mondo ultra divisi e in lotta gli uni con gli altri, per responsabilità di tanti, ma anche per la difficoltà estrema. Quando quell'uomo scrisse quella frase, diceva tutto il mondo, ma pensava all'Europa, anzi a una parte di essa, la parte più avanzata. Figuriamoci se pensava alla Cina, all'India o all'Africa, ovviamente no. La sfida è gigantesca. Ci sono le grandi religioni di salvezza, ma godono pessima salute. Alcune di esse hanno addirittura imbracciato il fucile per fare la guerra santa. L'abbiamo vista all'opera in modo drammatico nel Medio Oriente ancora fino a qualche tempo fa. Le chiese cristiane, anche queste godono di una pessima salute. Se uno pensa alle chiese riformate, che sono sostanzialmente delle chiese nazionali, la Chiesa cattolica ha un leader, oserei dire, internazionalista, va bene, anche perché i gesuiti furono i primi bolscevichi in realtà, no? Come formazione, serietà di impegno, capacità di essere presenti ai quattro angoli del pianeta, dalla Cina all'America meridionale, quindi veri intellettuali organici. Ecco, ma questo uomo non so quanto potrà durare, è avversato all'interno della sua stessa chiesa e si è visto anche nella comunicazione giornalistica e politica l'insofferenza di organi di stampa, personalità politiche, eccetera, non appena questo uomo afferma i valori della unità del genere umano, lo si svillaneggia. In America ci sono addirittura sette cattoliche che preparano con ogni mezzo la sua caduta. Ecco, questo è interessante per lo storico, è drammatico da tutti i punti di vista, però è anche deludente, nel senso che formazioni politiche che abbiano lo stesso intendimento, lo stesso proposito, io non ne vedo in giro. E questo, ecco, è molto ma questo, però questo appunto appartiene anche forse a una difficoltà del pensiero, non solo della politica, no? Cioè, tu prima dicevi proletari di tutto il mondo unitevi, quello era, come dire, un'elaborazione di un pensiero cosmopolita, appunto, internazionalistico. Certamente, ma... E quindi oggi, se la politica, se i politici dei vari paesi sono spesso ristretti in una dimensione solo nazionale, questo forse deriva anche a un tema che ha a che fare con gli intellettuali, con chi elabora una cultura, un pensiero, diciamo. Marx era un grande intellettuale, non solo un grande stratega e politico, o no? No, era un uomo d'azione, ha anche scritto, no, che i filosofi devono smettere di dedicarsi a interpretare il mondo, ma cambiarlo, per citare un'espressione famosissima. Militante molto nervoso e molto arrogante, molto impegnato nel conflitto, quindi una persona vera, sanguigna, ce ne nascono pochi. Purtroppo l'intellettuale, a parte l'espressione che, come sai, è logora, mediamente insegue il successo personale fiutando il potere per potersi accodare. Questo è un po' il vizio dominante. Grande D'Alembert aveva scritto alla metà del Settecento il saggio su gli intellettuali e i potenti, e aveva in mente, lui spietato, persino il povero Seneca, che a lungo cercò di trovare un punto di incontro, di contatto e di intesa con Nerone, cioè con un capo tutt'altro che gradevole. Quindi no, gli intellettuali, tranne minoranze che alla fine poi vengono travolte dalla lotta politica, dagli insuccessi soprattutto, sono inclini a collocarsi, a posizionarsi dove meglio può rifulgere la loro bravura intellettuale. Hanno le antenne, quindi questo va riconosciuto. Vedono in anticipo, per esempio, il tracollo della forza politica alla quale si erano legati. No? Quanti erano negli anni 70-80, il Partito Comunista Italiano pullulava di intellettuali, perché tutti costoro erano convinti che fosse alle soglie del potere, finalmente. Ma capirono presto che invece era la vigilia del disastro e fuggirono in tempo, quindi trovarono altre sponde. Uno può dire bravi dal punto di vista diagnostico, meno dal punto di vista etico.
Ecco, ma tornando al cosmopolitismo, quindi alla fondamentale unità del genere umano, per certi versi uno potrebbe dire che questa, diciamo, nel nostro tempo è sancita da diritti universali e che quindi esistono, come dire, trattati, c'è l'ONU, ci sono, quindi, come dire, c'è una, quantomeno una retorica di questa unità a cui, come dire, forze politiche si potrebbero appellare. Senza dubbio, ma infatti un campo molto interessante di intervento e anche degno di essere popolarizzato è la storia delle formulazioni cosmopolitiche, a cominciare dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino 1789, poi sancita nel 91 come preambolo della prima Costituzione della Francia dopo la Rivoluzione, dove si legge una frase impegnativa le cui radici stanno nel pensiero di Rousseau, e cioè gli uomini nascono e restano liberi e uguali. Dove nascono è facile, perché non ci vuole moltissimo a capire la sostanziale identità degli esseri viventi alla nascita. Restano è un programma colossale, e però concretamente la Francia che formulò quelle parole immortali occupò un pezzo d'Europa e fece una politica di sostanziale imperialismo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale o alla fine di essa, le dichiarazioni fondamentalissime sui diritti universali sono state messe per iscritto. Io non sono convinto che si debba soltanto dolersi di quanto poco siano applicate. C'è da compiacersi del fatto che esistano, perché vuol dire che c'è qualcosa a cui appellarsi, per quanto sia difficile imporne l'applicazione. Ci sono un sacco di commenti che stanno arrivando molto positivi. Uno mi sembra abbastanza interessante, Clementina Abbattista scrive: nell'internazionalismo ormai ci crede solo la finanza. Beh, dice in forma non scherzosa ma icastica una cosa vera, che i ceti possidenti e in particolare il ceto finanziario è veramente internazionalista, nel senso che i suoi interessi sono talmente unificati e intrecciati da comportare un comportamento internazionalistico, egoistico, indiscutibilmente tale. Sono gli altri che sono divisi, perché sono più deboli, perché sono divisi anche da fattori come la cultura, la religione, la lingua, le tradizioni remote, mentre questi signori che stanno molto in alto nella società hanno superato quel tipo di diversità e parlano un linguaggio comune, hanno gli stessi gusti, visitano le stesse boutique, si mettono in testa gli stessi cappellini, quindi vanno dallo stesso parrucchiere come la Lagarde, certamente. Ecco, questo è un internazionalismo odioso che ha molta forza dalla sua. Dunque, riprendendo un filo del tema anche attraverso i libri, appunto l'ultimo libro che abbiamo fatto insieme è quello su Concetto Marchesi, prima avevi fatto un piccolo libro intitolato Fermare l'odio, molto sul tema del rapporto appunto con gli altri, con l'immigrazione. Ancora prima c'era un libro dal titolo molto suggestivo, che era La scopa di Don Abbondio, e il sottotitolo era Il moto violento della storia. In quel libro ho ritrovato un passo in cui tu dici: siamo alla fine forse di un'epoca di, dici esattamente, democrazia politica 8-900esca, di un ciclo. Si apre un ciclo nuovo in cui tornano anche varie forme di schiavitù, però, dici, ci sarà anche molto probabilmente il ritorno delle rivoluzioni, che ritornano costantemente soprattutto sulla spinta dell'eguaglianza. E questa eguaglianza che rapporto ha col cosmopolitismo? Mi pare molto forte, forse è un presupposto. Direi che, come diceva un liberale intelligente come Tocqueville, la spinta all'uguaglianza è come la fame. Cioè, non si può dire decido di non avere fame, perché è un fatto strutturale, mentre lui dice la libertà è amata soltanto in alcuni momenti, in alcune epoche, eccetera. Ora, questa diagnosi, che sembra quasi naturalistica o quasi medica, è molto giusta, cioè la spinta verso l'uguaglianza è un fatto storico perenne, che ovviamente viene imbrigliato ogni volta che si manifesta, dopo brevi successi viene sconfitto, però ricomincia. Ecco, però l'obiezione che tu conosci
molto bene è che, come dire, questa uguaglianza non sia molto compatibile con la diversità. La straordinaria diversità del genere umano è diversità di culture, di istituzioni, di atteggiamenti sociali. Se tu predichi l'uguaglianza vai verso la omologazione, l'omogeneità, comprimi tutti a un unico standard. Questo credo che sia un sofisma molto corrente, ma molto debole. Potrei obiettare, così un po' scherzosamente, che uno degli esperimenti di uguaglianza politica e anche sociale all'interno però dei cittadini di condizione libera, c'era la massa degli schiavi naturalmente, fu la Repubblica Ateniese del tardo V secolo. Bene, una delle caratteristiche di questa Repubblica Ateniese del tardo V secolo, a giudizio dei suoi avversari, era l'aver messo insieme culture, ricchezze materiali, esperienze diversissime. Dice un oligarca, di cui non sappiamo il nome, che scrive in quegli anni, hanno preso da tutte le parti, persino il cibo, tutti i tipi di cibo, uno diverso dall'altro, li puoi trovare ad Atene. Ed era la città dell'uguaglianza, Troison, l'essere uguali, cioè giusti. Quindi non è affatto vero che uguaglianza vuol dire cancellazione delle diversità. Lo dicono in modo furbescamente allarmistico coloro che la detestano. Potremmo portare altri esempi, il fervore intellettuale di momenti di grande uguaglianza, la Repubblica di Weimar nei suoi primi anni, la Russia sovietica dell'anno 1. Cosa c'è di più ricco intellettualmente e diversificato? Credo raramente nella storia umana si è trovato qualcosa del genere. Prova ulteriore del fatto che diversità soggettiva e uguaglianza politica e sociale possono andare benissimo d'accordo, anzi l'una alimenta l'altra. Sì, vedo che anche in questo c'è un processo che poi si evolve nella storia, voglio dire società più omogenee, in società più omogenee per esempio si è più propensi a pagare le tasse per persone di cui ci si fida di più, in una società molto differenziata, mi ricordo che un tempo alla Festa di Economia di Trento, dove anche tu sei stato, Robert Putnam, scienziato politico, correlava le città americane a diversità multiculturale con il capitale sociale, cioè la disponibilità per esempio a donare sangue, ma appunto a pagare le tasse. Nella società americana, come sappiamo, c'è una sanità pubblica depressa perché tendenzialmente gli americani bianchi non volevano pagare le tasse per i neri. Oggi credo la situazione è molto cambiata, quindi appunto la storia cambia questo. L'immigrazione produce turbamenti anche nella civilissima Svezia, sembrerebbe, perché il welfare di quel paese, che è molto ricco e molto sostenuto, era un welfare per una popolazione più omogenea. Quindi c'è un tema, credo, nella storia che si risolve, no? Dinamicamente, insomma. Sì, l'obiezione da farsi sempre, questo un po' pessimisticamente, ma è meglio guardare la realtà, è quella che fa Machiavelli quando riprende da Polibio l'idea della circolarità delle costituzioni, no? Un ordinamento politico si trasforma e diventa un'altra cosa. Questo giro, questo cerchio, come lui lo chiama, dalla monarchia all'aristocrazia, alla democrazia e poi inversamente, dice Machiavelli, non può durare all'infinito, cioè non è eterno. Quindi non c'è da cullarsi nel fatto che tanto prima o poi si ricomincia, perché può arrivare a un punto di non ritorno che può essere determinato da fattori molteplici, compreso quello che attualmente noi abbiamo sotto gli occhi, e cioè uno sviluppo talmente violento e disordinato da mettere in pericolo la vita del pianeta. Questo qui arriviamo appunto, arriviamo all'ultima questione che ti volevo porre. Noi abbiamo costeggiato l'attualità perché, come dire, in questo momento sembra che gli unici che abbiano cose da dirci sono i medici. In realtà non è così, ma però cioè, mi sembrava che ci fosse un punto forte di congiunzione rispetto a questo tema con la vicenda che stiamo attraversando. Proprio nel libro La scopa di Don Abbondio
anche per giustificare in parte il titolo, citi Manzoni in una fase che letta adesso fa impressione, perché Manzoni, nei Promessi Sposi, nel capitolo 28, scrive: è stato un gran flagello questa peste, ma anche è stata una scopa, ha spazzato via certi soggetti che, figlioli miei, non ce ne liberavamo più. Allora, secondo te potrebbe succedere la stessa cosa anche oggi? Beh, la parola di questo prete di campagna piuttosto vendicativo non è affatto cristiana e neanche, oserei dire, tollerante, è una parola vendicativa, ma io l'ho citata semplicemente perché con ironia Manzoni mette in bocca a quest'uomo il termine scopa, cioè il fatto che un tornado tremendo, come in quel caso la pestilenza seicentesca che attraversò Milano, tra l'altro ancora una volta in modo devastante, è uno scossone che porta tutti a ripensare i fondamenti, che cancella le differenze sociali. Don Rodrigo muore in modo terribile, tanto quanto un povero diavolo. In questo senso la scopa diventa un'immagine feroce, ma veridica. Solo che non ha senso sperare che attraverso tale flagello, come si pensava nel Medioevo, il Padre Eterno si liberi dei cattivi, no? E quindi manda sulla terra un flagello che caccia gli sciagurati e lascia in vita le persone per bene. Questo ovviamente non è. È una metafora che credo si possa applicare anche all'altro fenomeno, all'altro tornado ciclico della storia umana, che sono i sommovimenti sociali. Infatti, a quello mi riferivo. Ai quali naturalmente non si deve guardare con l'euforia ingenua, un po' letteraria, sono scadenze tremende nella vita, inutile nasconderselo, si vorrebbe farne a meno. Però torniamo al grande Tocqueville, uno dei capitoli più belli del suo libro L'Ancien Régime et la Révolution è: perché era inevitabile che la rivoluzione scoppiasse in Francia? E lui spiega con molto acume tutte le ragioni per cui non poteva non. E allora, dinanzi a queste situazioni concrete, è meglio prenderne atto e lavorare perché siano fruttuose anziché deprecarle o ignorarle. Sì, io mi riferivo esattamente a questo, cioè tutti noi diciamo un po' retoricamente il mondo sarà diverso, non potrà che cambiare, dopodiché può cambiare in varie direzioni, appunto la storia ci insegna che non c'è un percorso preordinato, quindi quando pensiamo a questa eventuale scopa, possiamo pensare che questa scopa spazi via, per esempio, egoismi nazionalistici, perché uno pensa siamo tutti soggetti a questa pandemia. E quindi dobbiamo tutti cooperare, banalmente dobbiamo dare più poteri a organismi sovranazionali che possano fissare protezioni, regole, oppure no, oppure il contrario. Direi che abbiamo due esperienze alle spalle interessanti da questo punto di vista. La crisi economica, esplosa nel 2007 e seguenti, improvvisamente portò tanti fanatici del libero mercato, libera iniziativa, liberismo selvaggio a implorare l'intervento dello Stato. Curiosa conversione di persone che fino alla vigilia avevano predicato il contrario. Era un'ancora di salvezza alla quale si appendevano. Poi la crisi è passata e magari hanno ricominciato a ragionare, a esprimersi nel modo che era usuale prima. Oggi la tragedia tremenda che sta attraversando il pianeta spinge a valorizzare la sanità pubblica come ancora di salvezza, a deplorare la follia degli Stati Uniti di avere respinto quell'ipotesi da welfare state tipica dell'Europa, ma se la bufera passerà, io temo i vecchi pregiudizi torneranno, però è sintomatico che nel momento del pericolo si torni a grandi pensieri di carattere collettivo, che sono l'intervento dello Stato a difesa di chi è più debole, l'intervento dello Stato nel campo sanitario. Ecco, è un po' amara come constatazione. Meglio farla e magari metterla per iscritto e lasciarla a futura memoria, perché probabilmente ci ritorneremo ancora.
Questo serve anche la storia, lasciare per iscritto traccia, no? Certo, Tindaro diceva che il fatto muore se non viene raccontato. Non solo, ma sempre in quel libro tu, anzi nella lezione sul cosmopolitismo mi veniva in mente, prima citavi, credo, Polibio nel dire ogni vera storia è storia universale, a proposito di cosmopolitismo applicato, no? Sì, sì, certo. Questo ha avuto anche influenza sui manuali di storia, certo. No? Se uno confronta quelli di 50-70 anni fa e gli attuali, è cambiato addirittura l'asse narrativo. Questo è molto bello. L'ultimissima domanda davvero, poi ti chiedo un consiglio di lettura, ma oggi si parla molto della competenza, il fatto che ritornato centrale la competenza, in TV vanno i medici, i talk show sono riempiti da illustri professori, virologi, epidemiologi, eccetera, ma è possibile un governo dei tecnici, un governo in senso lato, voglio dire, non sto parlando di Palazzo Chigi, dico, ma ti convince questa idea che tutti staremmo meglio se fossimo governati dai tecnici? Platone su questo come la pensava e tu come la pensi? Intanto Platone ha fatto bene a evocarlo, la sua Repubblica ideale, che lui tratteggia nell'opera intitolata appunto Politeia, ha al vertice i filosofi e i guerrieri. I filosofi perché conoscono il sommo bene, quindi sono dei competenti, non sono soltanto astrattamente quelli che guardano il cielo per trarre ispirazione. E i guerrieri perché lui dice il problema di difendere la città è sempre fondamentale. Quindi il tecnico allo stato puro non esiste. Questo è il punto di partenza. L'abbiamo visto anche in tempi abbastanza vicini a noi. Un governo di tecnici fu coniato nell'anno 2011, ma non erano dei tecnici puri, erano dei tecnici con delle idee politiche ben salde, alle quali diedero attuazione facendo forse un tantino di sacrifici eccessivi, infliggendoli al nostro paese. Allora si parlò di macelleria sociale, io non amo questo termine, ma certamente le ferite sono ancora aperte. Bene, allora ci consigli un libro? No, ne consiglio due. Uno è il decimo libro della Repubblica di Platone, perché viene in taglio le ultime cose che siamo detti. L'altro è completamente diverso e riguarda la scadenza vicinissima del 25 aprile, che rischia di essere talvolta messa in sordina o celebrata in modi a dir poco discutibili. Scusami se ti interrompo, così chiudi tu. Questo mi dà il destro per dire che domani alle 12... con uno storico che ha fatto per noi un libro sulla resistenza, Marcello Flores, parleremo a Casa La Terza su Instagram proprio del 25 aprile, scusami. Molto bene, e dunque in quel caso, Marcello Flores lo conosce benissimo, un libro di un autodidatta che fu anche un grande dirigente politico e pagò di persone i suoi errori, che però fu l'artefice dell'insurrezione di Milano nel aprile del 45, si chiamava Pietro Secchia, il quale scrisse un piccolo libro nel 1963 intitolato, era la parola d'ordine dell'insurrezione di Milano, Aldo dice 26 per 1. Questo libro è notevole perché è di un protagonista e senza retorica e termina con un paio di pagine molto serie e problematiche i frutti della resistenza. Quanto è stato deluso di ciò che allora si voleva e si pensava fosse a portata di mano? E perché questa delusione almeno parziale? Come spiegarla? Un libro da meditare oggi più che mai. Titolo ed editore? Fu pubblicato da Feltrinelli e ripubblicato nel 73, Aldo dice 26 per 1 è il titolo. Credo che si trovi ancora in libreria e forse varrebbe la pena ristamparlo. Questo consiglio a Feltrinelli, chiudiamo così. Tu mi hai consigliato tanti libri a ristampare, quindi di ristampe preziose. Ti ringrazio moltissimo, Luciano, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito e ti porto un saluto speciale della persona che insieme a te ha chiuso il Festival di Storia, che è una grande storica, Eva Cantarella, che ho sentito qualche momento fa e che sarà con noi per una conversazione come questa, quindi lo dico perché molti di quelli che immagino seguiranno, hanno seguito, saranno contenti. Parleremo di una
serie di questioni anche diverse rispetto a quelle che abbiamo esaminato con te. Io ti ringrazio tantissimo e credo che, diciamo, il tuo impegno nella produzione delle idee, ma anche nel farle circolare, che è quello che nel piccolo la casa editrice prova a fare da sempre, io penso ci dà una luce di ottimismo in questi tempi così difficili. Grazie ancora e a presto. Coraggio, coraggio. Ciao. A presto, Luciano. Ciao.